dalla sua forza, Mimmo Lione c'ha solo una cosa, l'umiltà, e che non è cosa da poco. Amici di Sibari, ancora una volta siamo alla chiusura di questa campagna elettorale e sento ancora una volta di dirvi grazie innanzitutto per aver creduto in me e per aver sceso per essere scesi in questa campagna elettorale al mio fianco e per aver sostenuto questo progetto politico che sancisce la nascita della Casa dei Moderati e degli uomini e donne di buona volontà. Sento di dirvi grazie innanzitutto per il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni di forte campagna elettorale. Grazie innanzitutto ai cittadini di Sibari, di Cassano, di tutto il territorio che ancora una volta ci hanno accolto nelle loro case con stima e affetto. Ci hanno dato la possibilità di poter illustrare il percorso che abbiamo fatto in questi anni. Ebbene, cari amici, noi ci presentiamo a voi questa sera alla chiusura di questa campagna elettorale con un consuntivo ricco di obiettivi raggiunti in questi anni. Ad iniziare all'inizio del nostro insediamento al Comune nel 2004, abbiamo lavorato, non abbiamo dimenticato che all'atto del nostro insediamento noi uscivamo, il nostro comune usciva dalla presenza della Commissione Nazionale Antimafia perché doveva valutare se all'interno della macchina burocratica comunale c'era la presenza di infiltrazioni mafiose. Abbiamo ereditato nel 2004 un comune dove i debiti avevano pervaso tutta la gestione del nostro territorio. Ebbene, cari amici, ci siamo messi a lavorare, abbiamo ottenuto il grandissimo risultato che è quello di poter contare sulla risoluzione del problema economico che negli anni ha sicuramente tarpato le ali allo sviluppo del nostro territorio. Ebbene, cari amici, questa campagna elettorale non posso non manifestare la mia profonda delusione ed amarezza. Avevamo preferito che i nostri avversari politici si poteva avere un confronto sui contenuti, sui programmi, invece ancora una volta, specialmente da quelli del centro-sinistra, suona sempre il solito disco noioso che mira a quello che è la denigrazione dell'avversario, gli attacchi personali che molto probabilmente loro hanno come obiettivo innanzitutto quello di abbattere personalmente chi sta dall'altra parte invece che confrontarsi sui programmi ad illustrare quello che vogliono fare per la nostra comunità. Ebbene, c'è qualcuno, lo ha ripetuto prima l'onorevole Gallo, c'è qualcuno che in questa campagna elettorale mi ha definito un sindaco telecomandato, che io sarei soltanto un prestanome. Ebbene, cari amici, voi tutti conoscete il mio percorso politico, conoscete gli anni in cui ho guidato il mio partito all'interno del Consiglio Comunale e dal 2008 ho svolto il ruolo di assessore vice sindaco e negli ultimi mesi sindaco facente funzioni. Ebbene, cari amici, molto probabilmente chi vuole apparire, chi vuole dipingersi il volto con i colori del cambiamento, ingannando ancora una volta la gente, ha dimenticato che molto probabilmente colui che oggi si propone come guida del centro-sinistra è la persona che fino a ieri, proprio dai compagni di partito e specialmente nelle competizioni elettorali del 98 e del 2004, lo stesso centrosinistra e fino a pochi giorni fa lo aveva definito come l'alfiere di una politica da rottamare perché è stato vittima del disastro del nostro territorio. Io mi chiedo, cari amici, quando su questi palchi vengono a promettere specialmente ai giovani fondi per la solidarietà,
banco alimentare, pagamento di interesse per i mutui per i giovani. Io ricordo, cari amici, come si può credere a queste menzogne? Vuol dire che chi si propone ad amministrare ancora una volta la nostra città non ha la consapevolezza di cosa significa amministrare un comune. Io mi chiedo, cari amici, chi oggi, pochi minuti fa, ha lasciato questo palco e si è delineato come salvatore dei problemi di Marina di Sibeli? Mi chiedo, dov'era il candidato del centro-sinistra negli anni dall'85 al 92, quando la sua giunta ha deliberato lo scioglimento del consorzio a Marina di Sibari? Mi chiedo, dov'era il candidato del centro-sinistra quando le commissioni edilizie da lui guidato e del sindaco dal tempo guidato hanno soltanto incentivato la costruzione e il potenziamento dell'urbanistica e delle opere edilizie, specialmente per quanto riguarda a Marina di Sibari? Ebbene, cari amici, noi invece ci proponiamo a voi, ci presentiamo a voi con un consuntivo ricco di risultati. Apparteniamo a due mondi diversi di fare politica. Noi non saliamo sui palchi per raccontare bugie, noi saliamo sui palchi per raccontare la verità ai nostri concittadini, per raccontare che oggi continuare ad amministrare i comuni ci vuole la consapevolezza e la responsabilità di amministrare come un buon padre di famiglia, se si vuole realmente lavorare per una collettività e se si vuole lavorare per proseguire nel percorso politico che dal 2004 a oggi abbiamo iniziato. Io mi chiedo, cari amici, io mi trovo a Sibari, dove è la perla del turismo del nostro territorio. Che bel regalo che ha fatto il candidato del centro-sinistra, facendo vedere sugli schermi della nostra emittente locale un paese dove lo hanno raffigurato come un paese fatiscente, come devono venire i turisti nella nostra comunità. Questo significa voler bene al nostro paese? Bene, cari amici, noi invece vogliamo in questa competizione elettorale continuare con voi un percorso iniziato. Noi ci presentiamo a voi con la consapevolezza che dalla nostra parte abbiamo la possibilità di continuare il percorso, avendo la Regione Calabria dalla nostra parte, che potrà ancora una volta sostenere quelli che saranno e quelli che sono i progetti per il rilancio del nostro territorio. Siamo consapevoli che non sarà facile continuare ad amministrare gli enti locali per una serie di ristrettezze economiche, però noi vi posso dire che abbiamo una marcia in più. Una marcia in più perché dalla nostra parte possiamo continuare a progettare, così come abbiamo fatto in questi anni, lo sviluppo del nostro territorio. Ed è per questo, cari amici, che ancora una volta vi chiedo, voi sarete artefici del vostro destino, sarete artefici del vostro destino, e vi chiedo di continuare a sostenere la nostra coalizione. E vi continuo a chiedere i consensi affinché il 6 e il 7 di maggio noi potremmo varcare ancora una volta le soglie del Palazzo di Città per continuare a progettare il nostro futuro. Grazie. Cittadini, proseguiamo per l'Auropoli e la chiusura a Cassano.